Dal 17 giugno prossimo, la 24esima edizione di Musicultura inventa il Festival nel Festival. Sette punti di accoglienza creati per ospitare quella che si prefigura una vera e propria estemporanea di musica e parole. Quest'anno più che mai sono molte le novità che il Festival e il ricco menù della Controra propone al popolo di Musicultura, che avrà la possibilità di interagire sempre di più con le peculiarità del territorio maceratese e con il Festival e i suoi protagonisti. Gli eventi della Controra sono moltissimi, devo dire, tutti assolutamente affascinanti per la natura diversa che loro hanno. Ascoltare Sergio Zavoli piuttosto che Laura Morante o altri soggetti o altre persone che arrivano è davvero affascinante. Io devo dire che spero di non perdere, quindi vorrei stare all'incontro con Gianni Mura. Ha scritto un libro straordinario, molto bello e che ha questa forza di stimolare la riflessione sullo sport, il rapporto fra l'etica e lo sport, e quindi è, come dire, diretto in particolare ai giovani. Se posso, come dire, individuare un'occasione, una delle occasioni a cui spero, ripeto, di partecipare e avere su questo dare su questo un senso alla Controra, l'evento di Gianni Mura mi pare una bella occasione. 30 appuntamenti da Guccini a Gregoretti, da Laura Morante a Franca Valeri e tanto per gradire l'anteprima assoluta della reunion di un gruppo che fece grande l'Italia nelle progressive music, al Festival di Montreux, gli Agorà. Quest'anno ci troviamo di fronte a quello che ho appena detto in conferenza stampa, cioè a un festival nel festival, perché la Controra a tutti gli effetti si può definire un festival compiuto, cioè non avrebbe bisogno neanche di serate finali, perché sono talmente tanti gli appuntamenti vari, di vario genere. Secondo me anche appuntamenti che sottolineano la presenza di artisti molto importanti, di acuti giornalisti, di musicisti di grandissimo valore. E il programma della Controra è visibile, lo potete tutti vedere, cioè quando si spazia indifferentemente a un testamento gucciniano, Laura Morante che si racconta di una Franca Valeri che a 93 anni si intestardisce nel voler venire, invitata caldamente, chiaramente da noi. Sono talmente tanti, veramente. E